Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Siamo su Sol Zero Mars Colonization, un gioco spaziale che si rifà un pochino a Planet Base, ma sostanzialmente è diverso. Perché? Perché adesso lo andremo subito a vedere. Possiamo iniziare con una sorta di tutorial, oppure possiamo andarci a giocare varie parti di Marte, fino ad arrivare a degli scenari un pochino più complessi. Noi iniziamo una nuova partita, lo iniziamo da qua. E il gioco ci mostra subito di che cosa dispone questa parte di Marte, tra acqua, metano, gypsum, che non so cosa sia, clay e ora, quindi metalli e argilla. Iniziamo con la difficoltà normale, perché la modalità facile non è riconosciuta da Achievement. Quello che dovremmo fare adesso è il mandare su Marte una prima capsula. Il gioco si suggerisce di mandare due landing, questi qui di Small Rover. Land Rover non faceva male a dire. Allora, il Methane Extractor, che serve praticamente a generare del fuel estraendo il metano dall'atmosfera marziana. Queste unità sono automatiche e occupano un refuel. Però riescono a rifornire solo le capsule più piccole. Io decido di ascoltare a metà il consiglio, perché vado a metterci solo un land, uno small rover, non due, un metano, e poi ci metto, non lo so, dell'acqua, perché dell'acqua serve per poter rimandare il razzo indietro. Lo so già perché ho giocato il tutorial, e delle supplies. Supplies sono tipo delle casse, e queste casse è la nostra valuta di gioco che spendiamo per poter costruire degli oggetti. Iniziamo subito il lancio. Il lancio avviene e c'è la schermata, poi andremo a saltarla in seguito. Ci mostra la partenza del razzo, molto semplice. Arriviamo su Marte. Su Marte, questo scenario, vi ricordo, c'è un editor, quindi possiamo andare a crearci i nostri pianeti. Da quello che ho potuto notare, la mappa è sempre praticamente la stessa, e i metalli, se noi clicchiamo qui, possiamo andare a vedere dove sono. Ma noi potremmo anche stabilirci, ad esempio, qui. La zona è favorevole e la nostra astronave atterra. Capsula più che astronave. Allora, a questo punto noi tiriamo fuori il rover, e il rover andiamo a impostargli subito una route. La route praticamente ci consente di andare e scoprire quali metalli nasconde il sottosuolo. Qua mi pare che poi ci sia un pericolo, quindi la mando qui, o la faccio tornare indietro. E poi la rimando qua. A questo punto andiamo a esplorare qui. Scusate, mi sono dimenticato di dire explore. Ok, non gli ho attivato i sensori, infatti non ha esplorato nulla, ma tanto in questo tragitto più o meno ripasseremo. Ha scoperto della clay. Intanto continuiamo a impostargli la route. Gli facciamo esplorare questa zona. E poi infine questa, e la facciamo scendere fino a qui. Ha un'autonomia limitata perché dopo un tot di esplorazione non può più procedere. La nostra route finisce. Ok. E adesso andiamo a esplorare, andiamo a vedere che cosa ci trova. Ci ha trovato metano, ore e clay. Metano è verde, quindi il metano noi sappiamo che si trova lì. Quindi se noi dovessimo atterrare con una navetta e riuscire a mettere questo generatore di metano che abbiamo qua, riusciremo poi a estrarlo e a reinserirlo nel razzo. Al momento ci dobbiamo accontentare così. Una volta che sono passati 240 giorni, adesso vedo se riesco a velocizzare la velocità di gioco, ma non credo. Cioè dal menu si dovrebbe riuscire. Scroll speed la mandiamo a 2x, così almeno riusciamo a... Ok, sta scoprendo adesso del gypsum. È importante anche scoprire l'acqua, perché l'acqua è davvero importante poi per la produzione del ghiaccio, scusate, per la produzione dell'acqua, che è poi importante per mantenere i nostri astronauti in vita il giorno in cui decideremo di portarceli. Ora stiamo esplorando, non so che route stia facendo qua, probabilmente si è buggato qualcosa.
Io ad esempio l'avevo mandato qua una volta dove c'era successo qualcosa di strano, una tempesta ed è andato distrutto. Noi dobbiamo attendere che questo indicatore raggiunga i 200, mi pare. Dopo 200 giorni noi possiamo richiedere un secondo lancio. E nel secondo lancio andremo a far atterrare altre cose, altre supply, ad esempio, e magari già anche un astronauta. E con questo astronauta noi potremo andare a costruire le prime basi sfruttando quello che già conteneva la prima capsula più quello che contiene la seconda. È molto importante perché questo ricalca un pochino quello che è la vera esplorazione di Marte, dove prima ci vanno le sonde e poi ci va magari anche l'uomo un giorno, forse. Comunque, adesso continuiamo, abbiamo scoperto un sacco di gypsum, che è questo qua bianco. Dovessimo scoprire il blu sarà l'acqua, che non è riportata qua in alto. Comunque, adesso abbiamo quasi finito la nostra esplorazione. Posso muoverlo anche manualmente, ovviamente, quindi adesso inizio a mandarcelo un po' da solo, in modo da scoprire magari dell'acqua. Qua mi pare che fosse, qua in alto c'è del metano. Poi possiamo andare anche a aprire la tabella della scienza che ci mostra quello che sta rilevando il rover. Vediamo che magari mi si è buggato l'esplorazione. No, non credo. Poi qua inizieremo a vedere degli indicatori. Ok, qua sta iniziando a scoprire qualcosa, dovrebbe aumentare una di queste percentuali, sì, della clay, sta iniziando a rilevare dell'argilla, quindi probabilmente in questa zona c'è un po' di argilla. Continuiamo ad mandare il nostro Pathfinder qui, qua iniziamo a scoprire della clay, anche qui, scopriamo anche, sì, molta clay, anche dell'acqua, poca acqua, ok, no, abbastanza acqua, perfetto. Ice abbiamo scoperto. Ice, tanto ice, perfetto. Abbiamo già iniziato a mettere un pochino in cassaforte la vita, il sostentamento dei nostri futuri astronauti. Poi ovviamente se ci dà fastidio possiamo andare a chiuderla, ma è veramente molto utile usarla. Vedete la grafica? Andiamo a vederla, normale, niente di miracoloso, però funzionale, carina. Vedete il laser che poi va a scansiona. Noi intanto continuiamo ad attendere, quando questa schermata qui diventa rossa significa che possiamo andare a chiedere un nuovo lancio alla Terra. Adesso non mi ricordo, non sono riuscito ad aumentare la velocità di, forse quei numeri no, mi pare fosse, vabbè, qua abbiamo scoperto altro, rosso sono le ore, qua dovremmo scoprire del metano, anzi forse qua in alto del metano. Andiamo a farlo tanto. No, metano è qua. Ok. Metano. Abbiamo scoperto. Molto bene. Ok, nuovo lancio disponibile. 120 giorni, scusate. A questo punto noi torniamo sulla Terra e abbiamo la possibilità di mettere insieme un altro razzo. Quindi ci mettiamo un astronauta, ci mettiamo un muletto. Dopodiché ci mettiamo del cibo. Ricordatevi che il cibo ne potete mettere un bel po', ne richiede circa 200 kg un umano. Però ricordatevi anche che le crate non ce ne stanno tante, quindi magari sacrifico un po' l'acqua. Sacrifico anche un po' di cibo, no. Il cibo va male, quindi dobbiamo fare attenzione anche a questo. Comunque, adesso abbiamo del cibo, abbiamo dell'acqua, e che unita magari all'acqua che ci siamo già portati prima, ci potrebbe consentire di portare due crates in aggiunta a quelle che abbiamo già portato prima. Lancio, saltiamo il loading e andiamo a mettere a far atterrare questo. Lo facciamo atterrare magari qui. Ok, una volta atterrato tiriamo fuori il muletto, tiriamo fuori l'umano. L'umano adesso può mettere, vedete, il menu nuovo. Build, costruiamo il pallet è una sorta di stockpile dove potremo andare a piazzare, scusate, con l'aiuto anche del muletto, le varie casse. Adesso il muletto provvederà ad andare a prendere tutto il resto dall'altra navetta.
E così. Allora, vediamo un attimo. Possiamo costruire al momento questi, poi potremo andare a sbloccare, sbloccando obiettivi del gioco, le altre cose, la stampante 3D, il radar, il Terraforming Project. È un gioco potenzialmente infinito, sebbene secondo me abbia, magari sia un po' più semplificato rispetto a Planet Base, però è un gioco diverso perché noi clicchiamo e muoviamo il nostro astronauta come vogliamo. Iniziamo piazzando, allora, una hall. La iniziamo a piazzare di qua. Abbiamo già praticamente finito le supply. Qua lo faccio automate. Ho sbagliato io a non farlo prima. Abbiamo già costruito questo. Ok, perfetto. Adesso questo andrà, depositerà tutto qua. Intanto diciamo all'astronauta di costruire. Allora, importantissimo un solar panel che piazziamo magari qui. Poi piazzeremo il deposito di ossigeno e un generatore di... Allora, generatore di ossigeno e poi una serra, che qua ha preso tutto e lo andrà a portare qua. Vedete, poi ogni tanto si frizzano, si fermano in attesa di nuovi ordini. Allora, oxygen generator, che piazziamo col tab, ruotiamo, piazziamo lì. Avremo bisogno di un altro lancio. Comunque, con quello che abbiamo al momento, se riusciamo a prelevare del metano da qui, scusate, riusciamo a ricaricare una delle due navette e farla partire. Comunque, quello che ci serve adesso è del cibo, assolutamente, quindi costruiamo la piccola serra alla greenhouse qui, muovendola dal lato giusto, questo, e iniziamo la costruzione. Dopodiché provvederemo alla costruzione di un deposito, cioè un estrattore di ghiaccio, quindi un estrattore d'acqua. Che andremo a, vedete, il muletto va, prende, deposita e costruisce. Perfetto, la serra l'abbiamo pronta. A questo punto però abbiamo un problema, dobbiamo andare a sbloccare le porte della serra, perché al momento l'ossigeno qui è low, non arriva, quindi apriamo questa porta, la porta si apre, l'ossigeno entra, vedete che aumenta e la serra inizia a produrre. Al momento abbiamo una produzione negativa di cibo, cioè non abbiamo... Adesso inizia, produce 2 kg e quindi siamo a zero, cioè produciamo quello che noi consumiamo, quindi al momento da quel punto di vista abbiamo la produzione, cioè la sopravvivenza dal punto di vista del cibo garantita. Poi con la Cryotank Water andiamo a depositarla lì, quindi il nostro omino poveretto scusate, e deposita la prima cassa, probabilmente ne servirà più di una e dovremo fare un altro lancio. Intanto il nostro robottino lo mandiamo di là, intanto continua a esplorare. Sì, qua siamo assolutamente indietro, non abbiamo più casse e quindi dobbiamo per forza attendere. Al momento non mi pare si possa entrare nella base, comunque mentre aspettiamo il prossimo lancio andiamo a vedere le costruzioni. Abbiamo l'habitat che ci consente con 6 letti di mantenere fino a 6 astronavi. Li fa riposare. E adesso la base l'ho costruita male perché è solo in una direzione, quindi diciamo che... No, forse qui dovrei mettere un corridoio, però se qua mettessi l'habitat la base sarebbe chiusa così e dovrei costruirne da zero un'altra. Siamo in attesa, quindi attendiamo. Il robottozzo, fammi una route, va. Tac, 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 e poi lo mandiamo in questa zona. E mandiamo in quella zona molto pericolosa. Ovviamente come in Planet Base ci sono le tempeste di meteoriti. E dovremmo essere fortunati a non farcene cadere una sulla testa. Intanto restiamo in attesa, vediamo se riusciamo magari a mandarlo a 2 di velocità. Ovviamente il senso di rimandare a casa una di questi lander è praticamente liberare spazio, soprattutto possiamo fare il refuel, quindi andare a prendere 688 litri di metano che non abbiamo e 172 litri d'acqua che non abbiamo neanche qui per rimandarla a casa.
Adesso aspettiamo perché abbiamo bisogno assolutissimamente di un altro lancio. Quindi attendiamo. Tanto qua possiamo vedere il consumo dell'energia, cioè noi produciamo quello che consumiamo a livello di elettricità. Abbiamo 66 kg di cibo e 51 litri d'acqua che sta scendendo veramente a una velocità impressionante. Quindi, ok, possiamo fare il nuovo lancio. Il nuovo lancio dobbiamo portarci delle supplies, assolutamente, ce ne portiamo 7. Portiamo dell'acqua, portiamo del cibo in modo da stare tranquilli un po'. E vediamo se riusciamo a portarci delle altre crate. Siamo quasi pieni. A questo punto ci possiamo portare non ancora coloni, non possiamo portarci nient'altro. Quindi direi che una crate in più ce la portiamo. Partiamo, navetta arriva, atterra su Marte. E mi piace, devo dire che piace molto. Lo facciamo atterrare qui. Il robottino qui, il muletto, sta già lavorando, sta già portando tutto verso la costruzione della... Ok, e questo adesso dovrebbe aiutarci a produrre, infatti siamo in positivo, produciamo acqua e produciamo anche cibo che però andiamo subito a consumare. Quindi a questo punto abbiamo scaricato tutto quasi. Iniziamo adesso un'ultima cosa prima di chiudere questa breve presentazione del gameplay di questo gioco, diciamo delle meccaniche di gioco. Andiamo a costruire, beh, il launchpad ci consente di progettare missili più grossi, quindi trasportare dei coloni. Produciamo la cryotank metan, quindi andiamo a estrarre del metano che poi ci verrà immagazzinato. Il muletto sta dormendo con quelle casse lì in mano. Comunque vabbè, fa tutto il nostro astronauta, non preoccuparti. La possiamo chiudere, possiamo vedere sì, appunto le notifiche. Ok, adesso sta forse iniziando a collaborare, vedete qua adesso si è frezzato, ancora qualche problemino di pathfinding, però vabbè. Oh cavoli, non c'è abbastanza potenza, il tunnel si è depressurizzato e l'ossigeno sta calando in teoria, perché? C'è qualcosa che non va? Il nostro omino può... Posso segnalare di notificarmi quando il pannello solare è sporco, magari da delle tempeste di sabbia. Ok, abbiamo costruito e stiamo già iniziando la produzione di metano. Quindi abbiamo acqua, abbiamo metano. Stiamo bene, questo è un falso allarme, probabilmente. Dice che non c'è abbastanza potenza, infatti siamo a meno 4 kW, quindi a questo punto possiamo metterci lì e produrre un altro pannello solare qua a fianco. Se il mulettino vuole andare a darci una mano volentieri. Una volta che avremo prodotto abbastanza metano, tipo 688, potremo rispedire indietro uno di questi. Vedete, questo noi lo posizioniamo, ma non ho ancora capito, ma non credo sia modificabile. Cioè lo piazzi qui, scava, rifornisce la navicella, però se qui non c'è metano, lui non rifornisce un bel niente. Ok, abbiamo costruito, siamo andati in positivo con l'energia, quindi riusciamo a riprodurre bene l'ossigeno e quindi riusciamo a produrre il cibo che rimane sempre comunque a zero. Possiamo decidere di riparare qualcosa o distruggere nel caso in cui ci fosse qualcosa da togliere. Ho solo mandato a riparare la serra, sempre che questa avesse bisogno di riparazione. Altro che possiamo fare in questo momento, beh, possiamo andare a vedere quello che possiamo convertire, vabbè, in frigorifero la nostra serra qui. Ok, l'astronauta, vedete che qua dobbiamo completare la colonia Planning Challenger to Unlock, quindi dobbiamo sbloccare.
Altre cose invece probabilmente verranno sbloccate, al molte altre sono ancora da aggiungere. Biology Lab, eh sì. Altro che non abbiamo costruito, non saprei, possiamo fare i vari tipi di snodi della base, così come anche l'habitat che possiamo andare a piazzare qui, l'ultima cosa che piazzeremo in questo gameplay. E poi il gioco continua così, con un controllo in prima persona, diciamo terza della verità, però non fanno quello che vogliono alla New Mario, alla Planet Base, qui siamo noi a cliccare direttamente sull'astronauta e dirgli quello che dobbiamo fare. Dicevo, problemi pathfinding, nel senso che ho dovuto completare il lavoro del muletto, comunque siamo andati in pari con l'energia, andiamo a sbloccare anche questa porta, un gioco potenzialmente davvero molto interessante. Fatemi sapere che cosa ne pensate, l'ho giocato in modo molto tranquillo, vi ho fatto vedere come iniziare una base su Marte in modo sicuro, senza morire. Fatemi sapere se l'avete giocato o se avete intenzione di acquistarlo, lo trovate a 5 euro, poi scontato, non scontato 5,90 euro, quindi il prezzo è assolutamente onesto, diciamo che li vale, e soprattutto perché se questo gioco lo espandono come si deve, diventerà un signor gioco. Ragazzi, con questo è tutto, alla prossima, ciao ciao!